Ciao uomini nudi e bentornati su The Sims 4. Siamo ancora in casa YouTuber, ormai sono rimasti solamente in due. Io direi che potremmo pianificare un evento sociale. Se pulite però lì per terra. Keep on Stembara. Keep on Stembara. In che senso? Allora, festa in costume incognito. No, che bello! Bianco e nero, festa in casa. Direi una festa in costume. Sì, dai, bellissimo. Più ne ha più ne ha. Ah, solo questi ci sono. Boh, loro solo questi conoscono. Roberta, Coppola. Poi mixologo, Lucia. Vabbè, mixologo, tanto che me ne faccio, vabbè. Ce l'hanno ancora il baretto loro, non mi ricordo più. Beh, dai, lo inseriamo un attimo. I mixologi hanno bisogno di un bar. Ho capito, ho capito. Perché abbiamo nell'inventario ste stronzate? Che mettiamole via, voglio dire. Toh, cibo. Ma chi è che si è già vestito? No, è lui. Cla, ma sei tu? Chi è? È Claudius! È vestito da hot dog! Ok, nel bagno un altro specchio. Questo non so che cazzo serve io, ma se lo sparacchio qui. E questo cos'era? Non lo so, ma lo metto qua. Eccolo qua, Ok. quello che costa meno, perché a sto punto. Tanto per quello che lo usiamo noi. Potrei farlo fuori! Tipo così, che uno esce fuori e si trova il bar, si fa cagare lo stesso, ma va bene. Allora, Drian si è vestito da cosa? No, vabbè. Da omino che porta le pizze, non ci credo. Claudius però è vestito così, 10 punti. Ma questo da cosa è vestito? Ma che vestiti di merda! Noi siamo vestiti meglio. Vediamo chi è arrivato. È arrivato la cuoca. Un'altra vestita da donnina della pizza. Sì, vabbè, ma quello non è travestirsi, che cazzo. Drio che si mette dietro il bancone lui, basta. Mangia la... Ah, la torta, chi è che deve fare la torta? La fa Drio. No, no, Claudius è meglio di no, lui non è abituato. Torta bianca, dai, corri! Dicono che c'è puzza di piedi. Lei è in mezzo a due hot dog. In pratica ci sono due cosi lunghi in mezzo a un panino e lei in mezzo. Adesso invece chi vince? Siamo due della pizza contro di te, eh? Ti spacchiamo il culo. Ma non c'era bisogno di arrabbiarsi. Ordina una bevanda. Te, alette di pollo fritte. Oh mio Dio. Ok, hanno mangiato la torta. Vai, Claudius, dove è andato? Salve, io urlo sempre. Io mi sono anche sposato e poi mi sono fatto crescere i baffi alla Magnum PI. Perché, voglio dire, la vita non era già abbastanza brutta. Presentati alle persone, insomma. Volete da bere, da mangiare? Insomma, devo parlare con qualcuno. Non è che mi fa piacere, però qualcuno lo deve pur fare. Sempre due. Cazzo, cosa devo fare? Parla dei costumi. Non so cosa devo fare. Allora, parla dei costumi. Impara a conoscere. Ringrazia per la presenza. Chiedi il cibo, chiedi di andare via. Complimento sincero. Condividi idee creative. Dove cazzo lo trovo? Complimentati per il costume, è questo? Proviamo? Sì! Ok, allora. Dai, che ce la possiamo fare? È arrivata a 3. 4. Dai. Sì, dai, più veloce. 5. Dai. 6. Aiaia. Che c'è? Dai, complimentati. Sorbiamo fradicio. Fradicio. Sta dicendo così questo genere. No, ma non arrivo a 10, cazzo. Complimentati per il costume anche a questo. Vai. No. Fallimento. Ragazzi, ho visto un pisciatoio. Pisciatoio bellissimo bianco con le piastrelle intorno. E poi mi sono sposato lì. Ma dai, ma che cazzo dici? No, davvero, mi sono sposato nel pisciatoio. Sì, poi è morto e c'era l'erba a fianco alla lapide. Sentite, ma voi il computer ce l'avete? No, perché io vado a casa se no. Io vorrei usare una tavolozza con i colori. Ma tu sei deficiente? Sì. Hai ragione, andiamo a farci un cappuccio. Boh, Cla si è rotto il cazzo di essere vestito così, magari ci sta anche. Stavi di merda così, mamma mia. Allenati, via che sparisce la panciozza. Ma questi stanno in casa mia a parlare di musica? No, lascia stare, io l'album preferito è Siluro nel cuore. Te lo ricordi quello di... Insomma, di quello che hai detto prima, io non è che lo conosco. Visto questa come cazzo è vestita? Si può vestirsi così di merda? Guarda, questo è proprio una palla. Parla lui che è vestito da hot dog. Sei una palla da basket. Tipo. Magari neanche due, perché essendo maschio, però non importa, rimani uguale. Scusa, io parlo solo con chi ha un jet privato. Io mangio!
Salame, formaggio, bevo vino. Vino. Ma lo vedi che è un disco rotto? Parla con me, no? Io ascolto Mozart, Beethoven e le tette. Tette, sì, ascolto le tette. Guardo le tette, insomma. E visto che mi sono rotto le palle di vedere Claudius qua che non fa niente, poverino, adesso lo aggiusto io. Viaggia, Claudius, viaggia! Sono qui davanti che gioco con un giochino, ma adesso vado a bussare. Bussa. Dai, sono mezzanotte, vuoi dire che... Ah, eccola lì. Ti presento mercoledì. Ho detto, ti presento mercoledì. Salve, mi chiamo Claudius Game. Sai, io l'altro giorno ho picchiato uno. Sì, l'ho piegato e gliel'ho spaccato come pochi. L'hai buttato nell'immondizia, l'hai tagliato bene. Ah, li hai tenuti in una casa rosa. Vabbè, va bene uguale. Senti, ti piacciono i dolci? Sei capace a cucinarli? Itzebed. Io passo, non saluto neanche. Oggi Drekum ha guadagnato 144 dollari. Ho visto un orso, capisci? Allora sono uscito col fucile, ho preso la mira, ho cercato un po' le munizioni in giro e poi gli ho sparato. No, guarda, lascia stare, era il mio coinquilino. Se era vestito da orso, non è che potevo saperlo, eh. Senti, ma mangi i tramezzini col formaggio scaduto, perché noi in casa ne abbiamo. In questa casa avete tutto quello che mi piace. Ma i videogiochi? Ti piacciono i videogiochi? Cazzo, ma allora ti sposo. Ma senti, tu sei uno di quelli che butta l'immondizia e la lascia per casa, no? Perché io odio quelli che lasciano l'immondizia per casa, eh. Te lo dico subito. Lascia stare, guarda qua. Sono come un orso, quello screcciante. L'orso che poi fa anche cose brutte, perché insomma non vorrei dire che cosa ha mimato lui. Comunque, scusate. Io ho la batteria dell'iPhone che dura più di 5 minuti. E poi è ancora al 100%. Ci pagheresti ora per una batteria del genere? Ridiamo, ridiamo per cose così. Senti, vendo anche degli occhiali. Occhiali ovviamente Marugia International. Però li vendo a buon prezzo. Anche le scarpe se vuoi. Intanto vediamo Lilith che sta ballando come una deficiente. Ma fa niente. Non si è ancora ubriacata, si vede. Cazzo se sei spesso, anzi sono spesso, però vabbè. Guarda, io ho vinto la coppa quando ero piccolo per il mangiatore di Nutella. Mica da poco, eh. Sì, la storia dell'orso te l'ho già raccontata, giusto? Cazzo, mica me la farai raccontare da zero, quindi ridi, anche se non te la racconto, perché non c'ho voglia di far tutto da capo, capisci? Senti, te li togli i vestiti, così, giusto per se ti va, eh. Vieni qui, abbraccio. No, ma io non voglio mica sposarti, assolutamente. Magari diamo due colpi, insomma, hai capito? Lei è anche contenta, tua madre, voglio dire. Ridiamo tutti, ma cosa c'entri tu? Vabbè, ti dico una cosa, ho visto un fantasma. Sì, io pensavo che avevo un coinquilino che ha ammazzato la suocera e tutto, e non li voleva in casa, e poi li ha mangiati. La pipetta da crack. Guarda, la pipetta ce l'ho, mi manca la materia prima. Ma tu vai sempre in giro con la tuta? Sì, no, beh, certe volte. È così. No, ma ti ha raccontato la storia dell'orso che è esploso, eh? No, perché è una storia fantastica. Ma a dire la verità me ne ha detta un'altra prima, però vabbè, sempre dell'orso si parla. Scusate, io parlo al muro, perché voi non dovete guardarmi mentre parlo di anelli rotti. Mi vergogno. Cosa? Senti degli odori strani. Scusa, ho tirato una scorreggia, non sapevo di rosa, ma vabbè. Ma mia mamma? Ma va, guarda qua, gli tiriamo un peso addosso, che te frega. Dai, un abbraccio me lo potresti anche dare, eh. Devo dire che appena ti ho visto subito quelle tenere espressioni, via, che avevi, e devo dire che, insomma, tanta roba. Tu, mi stavo cagando addosso per fare questa posizione, mica poco, almeno apprezza. Spaccherò la maglia per stasera, mi è venuta l'ernia. Cazzo, cerca di farti andare bene quello che sto facendo. Sì, vabbè, prendilo in un'altra maniera, che cazzo. Ti fa caldo, eh. Ti devo dire una cosa, sono un mezzo fiorista. Ti posso dare un bacetto? Te l'ho dato lo stesso. Adesso come la mettiamo? Senti, ma tu i dolci come li mangi? Sto con la bocca, con che cazzo è che li mangio? No, ma vabbè, guarda, mi metteranno in manette, ma ti dico una cosa. Se ti acchiappo ti... basta, non diciamo altro.
Sì, dammi un pollice su. Guarda, io odio le mosche sui tasti, poi non ne parliamo, però non capisco perché non mi fai dei tramezzini. Dove stai andando? No! Non fare cazzate! Torna da lei subito! Dove cacchio? Ha dei problemi a muoversi qua in casa mia, eh? Ma cosa stai facendo? Mi faccio un giro io e te sulle montagne russe. Di nuovo un altro che tromba a casa mia. Oh, raga, sono passati tutti da sto letto. Poi lo cambio, perché mi avete rotto le palle. Appena torno, ristrutturo casa, la rifaccio nuova. Se riusciamo a far uscire mercoledì da casa, nella prossima puntata distruggo questo lotto e ne costruisco una nuova solo per me, Lilith. Basta, figli. E vai, secondo giro. Parapaparapapom. Oh, siete a posto adesso? No, ancora. Oh cazzo, ho capito, Cla, si staccati veramente, gliela consumi. Ma insomma, basta, basta. Guarda, tu non vorrai mica fare come hanno fatto i miei. Ma non ti preoccupare, senti che alitosi. Mica poco, ho mangiato le sardine. Senti, sai che tua sorella ha fatto la scrittrice poi alla fine? Tu che cazzo fai nella vita? È partita la richiesta di convivenza. Prima gli dice, sai, siamo due cuori molto belli, guarda, vedi come so figo. Sai, le stelle, il cielo non sono nulla a confronto di te. Insomma, più o meno era così, no? Sai che ti dico? Che c'hai l'alitosi pure tu. Però hai una bella bocca, dei bei denti, complimenti. Senti, mettimi un pollice su e andiamo a convivere. Bravo, Cla, che ti sei portato via un'altra rompicoglioni da casa mia. E quindi finalmente possiamo stare io e Lilith da soli. Oh, me ne sono liberato, piano piano. Ok, eccomi. Che gnocca! Questa dov'è stata fino adesso? Nina Caliente. Oh, ferma, ferma, Nina! Salve, io butto via l'immondizia. Wow. Sai, io sono alla ricerca di cose. No, no, scusi, ma chi è quella lì? Io mi metto i baffi finti. Sa, quando devo rapinare la gente. Ah, sì, il computer. Ah, sì, mi piacerebbe averne almeno un altro in casa. Perché una volta, mentre stavo giocando ai videogiochi, è entrato Dark Lucifer e mi ha portato via la TV, il computer, tutto. È stato un brutto momento. Però odio le mosche, dai. Io le prendo sotto con la macchina. Ma cazzo, come fai? Sì, le schiaccio proprio, le metto sotto le ruote e boh. Ma c'è da andare in galera, per fare queste cose. Deve stare attenta perché chi sa mai. Soprattutto lei che è vecchia, nel senso. No, basta, basta stare in galera. Basta violenza negli stadi. Basta la gente che si sposa e ne hai una in casa in più adesso. Lezione: sim che odiano i bambini. Dracula è un sim che odia i bambini. Questi sim temono l'idea di diventare genitori. Detestano la presenza dei più piccoli e diventano felici quando si comportano in modo perfido con i più giovani. Scusate, ho visto un bambino. Io quando vedo i bambini, io odio i bambini. Proprio mi stanno sulle palle i bambini. Scusi, signore! Signore? Senti, bambina rompicoglioni, cazzo vuoi? Parli dell'immondizia davanti a casa mia, ti metto un dislike, gnegnegne. Ma sta bambina è pazza! Ma non la vedete che è rincoglionita? Io gli metterei un granchio nelle mutande, così impara. Io ti metto un bel dislike ai tuoi video. Io so che tu sei uno youtuber. Poi a casa youtuber, voglio dire, non è che ci vuole tanto. Senti, brutta mocciosetta, sai che c'è? Non sei mai nata in realtà. Ma che cazzo, non riesco a passare. Ma tu sei pazzo. Ma che ne so. Senti, ti posso mettere qualcosa in testa e mi vieni a far da lampada in casa? Che bambina brutta, non ti si può guardare, sei una cosa terribile. Sei una faccia di culo. Ah, somigli anche un po' a un lama, se vogliamo. È inutile che ti incazzi, così e basta. A sto punto gliene hai dette quattro. È incazzato nero. Ecco, Claudia torna così da casa direttamente. Boh, ragazzi, qua bisogna fare una piccola modifica. Oh, ma ci date dentro come dei caimani. Drio, apri la porta che c'è un vicino, non so chi. Claudius continua a scopare come un maiale. Sta dicendo, guarda, io ti faccio entrare, occhio, perché nella camera d'elite ci sono due che fanno cose abominevoli. Quindi, com'è? Tutto a posto? Dove vai? Occhio perché di là trombano, stanno a trombà. Non entrare. Cosa fa questo? Guarda, è un guardone. Ah, ma c'era la stanza da letto. Cazzo, me ne sono accorto adesso. E vabbè, amen, neanche l'ho vista. Rendiamoci conto. Cioè, questi stanno parlando e gli altri dietro adesso. Ah, dormono, meno male, era ora. Com'è? Come non è? Tutto a posto? Ma li senti quei due di là che fanno un rumore della Madonna? Sono come se fossero due alieni, ecco. Sono sempre lì che ci danno, ci danno, ci danno. Che?
Sì, così, è una cosa assurda. Clonkas Rabana. Tipo Dolce Gabbana. Opaco Rabbana. Insomma, non so. Comunque, tipo, noi stiamo parlando, senti sto rumore, stanno trombando di nuovo. È assurdo, è come se fosse un V8. 8 pistoni ha lui. Non lo so. Nel senso, noi stiamo parlando tranquillamente e loro scopano. Io vado al bagno e loro scopano. Vado a mangiare e sento che loro stanno trombando. Vado al computer, non posso far video perché stanno a trombare. Questa casa sta diventando un porcile. No, non glieli faccio i video però, capisci? Non è che posso fargli video mentre loro. Sono mica un granchio di quelli rossi. Capisci cosa intendo quando ti dico che trombano ogni 20 secondi? Cioè, noi stiamo parlando qui da un'ora e passa e hanno mai mollato di trombare 5 minuti, che siano 5? Sono ancora lì che trombano, ti rendi conto? Ah, ciao, alla prossima. Ormai è quasi sconvolto da questa attività sessuale di Claudius che ancora non molla. No, forse è stata l'ultima. Oh, è andato in bagno. No, ha sboccato nel. No. No! No, no, non voglio saperlo, pulisce e basta. No, no, Drio, poraccio. Ah, l'avevo detto a lei, mi è andato lui. Ragazzi, io direi che per questa puntata è tutto, anche perché i nostri pazzi scatenati sono all'inizio di una lunga convivenza molto particolare. Quindi non mi resta che salutarvi, se il video vi è piaciuto un pollice su, un commento qua sotto. E mi potete trovare anche da qualsiasi altra parte, sempre con lo stesso nick, Dark Lucifer. Alla prossima. Ciao belli! Festeggia il compleanno di Drio Akuma, dai!